E così siamo insieme anche stasera, grazie al Signore. Mettiamoci insieme in questo culto di adorazione. Vogliamo pregare il Signore che lo Spirito Santo operi nella nostra vita, in mezzo a noi. Vogliamo pregare insieme. Preghiamo, Signore, veniamo a te insieme così come siamo. Chiediamo un'assistenza speciale per la tua parola, per tutto quello che facciamo, che lo Spirito Santo guidi questo culto, che lo Spirito Santo guidi la mia mente e la mente di tutti coloro che siamo insieme per poter assorbire da te il massimo. Perciò, Spirito Santo di Dio, influenzaci tutti e che così come siamo, in questa valle di ossa secche, possiamo cominciare a muoverci sotto l'impulso della presenza del soffio del tuo Santo Spirito. Opera, Signore, te lo chiediamo. Ti presentiamo quanti fanno richieste di preghiera, quanti hanno dei bisogni particolari. Spirito Santo di Dio, cogli l'occasione e per mezzo della tua parola porta segni, prodigi e miracoli, per far comprendere a noi piccoli esseri umani che la tua parola proviene dal tuo regno, la tua parola è soprannaturale e quando scende in mezzo a noi, nei nostri cuori, produce segni spirituali che noi ci accorgiamo che è al di sopra dei segni naturali perché contiene il potere della tua presenza. Perciò ti chiediamo, ungi la tua parola ai nostri cuori, te lo chiediamo insieme, e a te Dio nostro Padre Onnipotente, Yahweh, Creatore del cielo e della terra, nostro Dio, diamo lode, onore e gloria nel nome di Gesù Cristo, il tuo Figlio, il nostro Signore, benedetto, benedetto, benedetto. Amen. Amen, amen. Ebbene, vogliamo cantare un altro canto. Insieme il numero 705, ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non è salito ancora in mente dell'uomo, il Signore ce lo vuole rivelare. Lo rivela ai credenti. Sì, ciò che non si può vedere con gli occhi naturali, lo Spirito Santo ce li rivela con l'occhio spirituale. Cantiamolo insieme. Scendere, la soluzione è un genere,
Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai. Vogliamo continuare con il numero 738. Alzo le mani, e noi vogliamo alzare non le mani, vogliamo alzare il cuore. Le mani è il riflesso di quello che noi cerchiamo col cuore. Se alziamo solo le mani e stiamo con la testa altrove, non cambia nulla. Alzare le mani vuol dire elevare il nostro spirito, il nostro cuore, i nostri sentimenti, e proprio per dimostrare che realmente siamo coinvolti anima, mente, spirito e corpo, eleviamo anche le mani. Eleviamo prima di tutto il nostro spirito, la nostra mente, i nostri sentimenti, la nostra volontà, e insieme a tutto questo eleviamo le nostre mani, cantiamolo insieme e facciamo proprio così. Eleviamoci verso Dio, colui che vuole essere adorato in spirito e verità. Eleviamo il nostro spirito prima di tutto, tutta la concentrazione del nostro essere verso di Lui. Alleluia, alleluia. Cantiamolo insieme. Alzo le mani, anche se non ho forze. Alzo le mani, anche se ho mille problemi. Quando alzo le mani, a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani il mio peso scorpa, nuove forze tu. Tutto è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Alzo le mani, anche se non ho forze. Alzo le mani, anche se ho mille problemi. Quando alzo le mani comincio a sentire l'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani peso scorpa, nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. E
Ebbene, cantiamo ancora un altro bel canto, il numero 807, che dice in questo momento. Noi dobbiamo sempre al presente rivolgerci al Signore, vivere la nostra vita sempre al presente, insieme con colui che ha detto io sono, quel io sono, Gesù, Dio, è sempre con noi al presente. Noi dobbiamo imparare a vivere con Lui il nostro presente. Passato è passato, il futuro non sappiamo, il presente viviamolo insieme con Lui, sempre, senza farci prendere dal domani che ci porta preoccupazione. Viviamo il presente. Nel contesto del nostro presente, adesso, tutto ciò che c'è intorno, tutto ciò che succede nel mondo, quello che interessa è che in questo momento io sono qui insieme a colui che è, io sono, siamo insieme e così continuiamo il nostro cammino. Vivere un attimo alla volta, un'ora alla volta, un giorno alla volta con il Signore, con l'Eterno presente, colui che è sempre presente insieme con noi. E così cantiamo questo, in questo momento, e così vogliamo continuare, momento dopo momento, secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, a restare in comunione con Lui. Vedrai che cambia la vita se tu cammini così, perché intorno c'è di tutto e di più, burrasche, tempeste. Invece tu vivi il tuo presente, come dice il Salmo 91, nel rifugio di Dio. Ti ci entri dentro con l'anima, con lo spirito, con la volontà, col corpo e resti con l'Eterno presente, colui che ha detto io sono, il continuo io sono, noi siamo, io sono, col Signore, il Signore è con me. E così camminiamo. In questo momento cantiamolo col cuore. Tua mano, puoi tu toccare.
la tua mano. Quando restiamo insieme al Signore, Egli apre sempre una via, crea sempre un sentiero, trova sempre una via di uscita, trova sempre un'idea. Molte volte non apre una via, non apre una strada, cambia il nostro modo di pensare di fronte a quello che sembra un grosso problema. E Lui ci apre la via nel pensare un'altra cosa che è la risposta che Lui ci dà. Quando noi siamo insieme con Lui, ogni momento Lui ci dà una via di uscita o una via di entrata, perché è Lui che dirige tutto l'universo. Cantiamo il numero 709 che dice proprio così: Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. C'è un esempio, c'era Agar che aveva un pianto nel cuore, si era allontanata dal suo figlio per non vederlo morire, Ismaele, e tanto gli occhi avevano pieno di lacrime, erano pieni di lacrime, non vedeva, ma non è che non vedeva, forse non c'era prima il pozzo. E così quando Dio gli parlò, nella sua disperazione, disse: ecco qua dove è il pozzo. Lei non lo vedeva prima, vedi, Dio interviene sempre. Se tu hai bisogno di qualche risposta, di una risposta stasera, Egli apre una via. Ascolta con attenzione la sua parola. Comincia già da questo canto a far diventare la tua preghiera: Signore, trovami tu la via per continuare il cammino insieme con te. Cantiamolo insieme.
Tutto accade nella nostra vita attraverso la preghiera, perché è il canale che porta nella nostra vita il pensiero di Dio, il progetto di Dio. Per mezzo della preghiera del cuore, Dio ci fa entrare nei suoi disegni, ci fa partecipe delle sue idee che scendono nel nostro cuore e per mezzo della preghiera riceviamo risposte che superano le nostre preoccupazioni. C'è il numero 715 che dice questa mia preghiera, mentre lo cantiamo, elevala dal tuo cuore. Si può fare, sì. Mentre leggi e canti le parole dentro di te, quelle cose che vuoi presentare al Signore, presentale col cuore, dicendo, ascolta questa mia preghiera. Lui ti ascolta. Tu sei in prima fila davanti a Lui. Siamo tutti in prima fila. E Lui è sempre pronto per darci delle risposte. Ascolta, le risposte che ti dà però, dopo li devi mettere in pratica. Perché se ti dà una strategia da seguire e tu fai come pensavi prima, a nulla serve. Cantiamolo insieme. Cantiamolo col cuore. Questa mia preghiera. Thank you.
Egli intercede sempre per te e per me. Noi avevamo bisogno di un sommo sacerdote come Lui. Ci vogliamo rivolgere a Lui? Preghiamo insieme. Signore, ti presento la richiesta della sorella, la richiesta del fratello, dell'amico, dell'amica. Signore, mentre cantavamo questo canto, molte cose sono venute in luce nella mente della sorella, nella mente dell'amico, dell'amica, del fratello. Signore, io mi accordo con lei, mi accordo con lui e ti chiediamo tutte quelle cose che sono nel piano della tua volontà per la sua vita, Signore. Rispondi per amore del tuo nome. Signore, noi non veniamo a te per manipolarti e per farti fare quello che vogliamo noi, ma quelle cose che sono nel piano della tua volontà. Signore, ti prego per la sorella, per il fratello. Mi accordo con colei, con colui che in questo momento si accorda insieme con me, perché tu hai detto che se due si accordano, il Padre risponde, Signore, porta la risposta al suo cuore. Te lo chiediamo insieme, sì sì, nel nome di Gesù Cristo come tu ci hai insegnato di pregare nel nome di Gesù. O Spirito Santo di Dio, conferma al cuore che insieme abbiamo pregato, conferma sì se sì e no se no. Perché non è detto che tutto quello che noi ti chiediamo e sì va bene. Tante volte ti dobbiamo ringraziare quando non rispondi ai nostri capricci, ai nostri pensieri. Perché i tuoi pensieri sono diversi e perciò, Signore, abbiamo bisogno di armonizzarci con i tuoi. Ti presentiamo la tua parola questa sera. Aiutaci a comprenderla perché ci aiuti a delineare la tua volontà nella nostra vita come essa ci fa vedere di altri testimoni, uomini di Dio, hanno fatto prima di noi. Te lo chiediamo insieme, parlaci nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Ebbene, vogliamo passare alla parola del Signore e insieme vogliamo leggerla. Metti un po' di attenzione perché nell'insieme dei versi che leggiamo ci sono delle piccole porzioni che ti parlano, che ti colpiscono, che suscitano dentro di te come una piccola luce. Beh, non tenerne poco conto, perché questo è l'effetto che fa la parola. Quando scende nel nostro cuore, lo Spirito Santo la feconda e comincia a muoversi dentro di noi. Comincia il germe a prolungarsi dentro di noi e produce la fede di Dio, la fede nella parola del Dio della parola, l'Iddio onnipotente che può tutto, perciò possiamo accostarci a Lui con tranquillità. Rivolgiamoci alla Sua parola e facciamo sì che essa parola possa trovare spazio nel nostro cuore. Non la vogliamo solo sentire che ci sfugge facendo tante altre cose come Marta. Ci vogliamo mettere come Maria per ascoltare la buona parte. La differenza che passa, l'abbiamo detto qualche volta, sentire ci sfiora la parola. Abbiamo sentito come sentiamo il rumore. Ascoltare vuol dire nutrirsi. Un tu per tu. Dimmi,
fammi comprendere. Un interesse, la nostra volontà si deve così rivolgere a Dio. Intenzionalmente, non adesso mentre faccio queste cose, faccio questo, faccio quello, ascolto un po' la radio, un po' la televisione, un po' faccio le mie cose e poi ascolto anche la parola di Dio. Questo non vuol dire ascoltare, vuol dire sentire, scorre come tante volte è successo, che quando qualcuno ti dice qualcosa, lui dice te l'ho detto e lui dice no, non è vero, è quasi, avete ragione tutti e due, perché lui l'ha detto ma tu non hai ascoltato. Hai sentito, ti è sfiorato, è stato come un rumore, non ha fatto presa dentro di te. Noi vogliamo che la parola di Dio faccia presa dentro di noi e che lo Spirito Santo subito faccia attecchire, la fecondi subito e diventa un tesoro vivente dentro di noi. Leggiamo insieme in Secondo Re, capitolo 6, verso 15. Dice il servitore dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiavano la città. Il servo disse all'uomo di Dio, ah mio signore, come faremo? E questo è il messaggio. Alzatosi disse, ah mio signore, come faremo? Tante volte, come ci svegliamo la mattina? Arrivano problemi che ci sembra difficile di poter risolvere. Fin dalla mattina quando ci alziamo vediamo cose che ci preoccupano. A questo punto che facciamo? È una domanda che ti rivolgo. La parola del Signore ci serve e ci aiuta. Eliseo, un grande uomo del Signore, di fronte a questo impatto di un suo servo preoccupato, lui come servo di Dio, leggiamo il verso 16, che cosa dice? Gloria al Signore. Quegli rispose, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Lo Spirito Santo ha disseminato, dico disseminato, perché la parola del Signore è seme, dice la Scrittura. Nel Vangelo di Luca dice che la parola di Dio è il seme che viene seminato. Se dico disseminato, voglio dire che nel contesto della parola del Signore, questo non temere c'è scritto 300 volte. In un modo o nell'altro, la radice della parola non temere, allora. Vedi, la parola di Dio è ricca di coraggio, di forza. Dappertutto troviamo non temere. Giosuè, non temere. Mosè, non temere. Non temere. Perché io sono con te. La garanzia del credente è che l'io sono, l'eterno presente, è sempre presente dove noi siamo presenti, ma certe volte noi siamo assenti verso di lui e perciò aumenta il pericolo, aumenta la paura. Lo Spirito Santo ha disseminato in tutta la parola per 300 volte. La parola non temere. Noi dobbiamo sapere che vale anche oggi la stessa parola. Se c'è 300 volte,
Signore, aiutaci. Una, due, tre. Interiorizziamola, perché lo Spirito Santo la ravviva e senti dire nel tuo cuore, non temere. Questo fa lo Spirito Santo. Io vi mando il Consolatore. Che vuol dire? Vuol dire che quando si addrizzano i capelli, che qualcosa va storta o ci agitiamo, lo Spirito Santo dice, calma, io sono con te, e ti comincia ad incoraggiare. Lo fa dove si generano i sentimenti, la differenza che passa del non temere di Dio e del non temere dei familiari, degli amici. Loro ti danno una pacca sulla spalla, ma è esterna. Se ne scappa subito. Mentre quando lo dice lo Spirito Santo, si genera dentro, fa star zitto a tutte le altre paure e timori, e lui dice, non temere, ti preoccupare. E man mano il cuore si calma e comincia a dare le strategie da seguire. Perciò noi li dobbiamo seguire. Lo Spirito Santo ha voluto questo. Ha voluto, ha permesso questo per aiutare a capire che il cammino di fede non è basato su ciò che vediamo con la vista naturale. Questi versi hanno dato tanto coraggio a credenti di tutti i tempi e serve pure a noi stasera. La parola del Signore ogni volta che vai è come la pioggia. Quella di ieri bagnava l'erba, quella di oggi bagna l'erba. Ora, mentre l'ascoltiamo, la pioggia della sua parola sta bagnando il seme nel tuo cuore per farlo crescere. A Dio sia la gloria. In Romani 8:31, la versione originale dice così, poiché Dio è per noi. Leggiamolo insieme. Romani 8:31 dice così, Signore aiutaci, ci siamo? Sì. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Qualsiasi cosa ti accade, perché queste cose è il plurale, noi siamo tanta gente, non abbiamo tutti la stessa cosa, ma queste cose, mentre stiamo parlando, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Poiché Dio è per noi, Dio non ci lascia. Qualche volta ci dobbiamo chiedere, sì, Dio è per noi, ma noi per chi siamo? Perché noi stiamo con la testa a un'altra parte. No, noi dobbiamo sempre, hai capito bene, Eliseo era per Dio, era sintonizzato nello Spirito e vedeva. Allora se Dio è per noi e Dio è con noi, noi dobbiamo stare sempre per Dio, schierarci dalla sua parte e con Dio mentre camminiamo. Quando ci allontaniamo, ecco qua, ah, come faremo? Come faremo? Segui questi passi perché sono importanti. È come dire, se fa caldo e c'è una bell'ombra e tu ti metti al sole, non ti puoi neppure lamentare, oh che caldo che fa, perché c'è l'ombra e tu non ti ci metti. Se Dio è per noi e noi siamo per Dio, vuol dire che noi ci stringiamo a Dio più che possiamo. E quando arriva la sorpresa, non diciamo, ah, come faremo? Diremo, Signore,
come fece Eliseo? Questi insegnamenti ci servono. Eliseo subito disse a Dio, fagli vedere. Poiché Dio è per noi, Dio non ci lascia. Eliseo era per Dio, era sintonizzato nello spirito e vedeva. Il testo dice che c'è guerra tra noi e il nemico. E la preghiera ci fa vedere la strategia del nemico. E allora sappiamo come ci dobbiamo muovere. Infatti Eliseo che cosa vedeva? Leggiamo il verso 12 di questo capitolo. Così impariamo. Questo servo vedeva a distanza, aveva il cannocchiale di Dio. Secondo Re, capitolo 6, verso 12, dice così: uno dei suoi servi rispose, nessuno, o re, mio signore, ma Eliseo, il profeta che sta in Israele, fa sapere al re di Israele persino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Per capire che cosa stiamo parlando, leggiamo dal verso 8 al verso 16, così è facile che questa storia tu non la conosci e allora insieme cerchiamo di comprendere la circostanza. Era un poco come adesso la Siria con Israele, ecco, è in guerra. Allora il re di Siria faceva guerra contro Israele e in un consiglio che tenne con i suoi servitori, disse: io porrò il mio accampamento nel tale e tal luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i Siri. Allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio aveva detto e circa il quale era stato preavvisato. E là si tenne in guardia. Il fatto avvenne non una volta, non una, né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servitori e disse loro: fatemi sapere, chi dei nostri è per il re di Israele? Chi è questa talpa? Ed ecco la risposta. Uno dei suoi servitori rispose: nessuno, o re mio signore, ma Eliseo, il profeta che sta in Israele, fa sapere al re di Israele persino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Continuiamo fino al verso 16, perché è importante, dobbiamo inquadrare questa situazione, così tu capisci meglio. Allora il re disse: andate, vedete dov'è, e io lo manderò a prendere. Gli fu riferito che era a Dotan. Il re vi mandò cavalli, carri e numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: ah, mio signore, come faremo? Quegli rispose: non temere, 300 volte, sorella, c'è scritto. Fratello, 300 volte, se tu ti nutri della parola di Dio, il Consolatore te la porta per ogni circostanza. Perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Tu dici: ma non mi capita mai nelle mie circostanze di sentire questa parola nel cuore che mi dice non temere. Ma io ti chiedo, che rapporto hai tu col Signore?
se Dio è per noi, la domanda è, ma tu sei per Dio? Se sei insieme, Lui la infila dentro attraverso lo Spirito Santo, e quando il problema arriva, anziché dire ahi, dici Signore, fammi vedere la via di uscita, cambia la situazione. Eliseo pregò, non chiese di far vedere un altro miracolo, ma chiese di farlo entrare in un'altra dimensione. E Dio rispose. Leggiamo il verso 17. Dio risponde, noi dobbiamo stare insieme con Lui. Ed Eliseo pregò, Signore ti prego, aprigli gli occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Il Signore sta preparando la sua strategia. La guerra produce guerra. Lo vediamo. Il re di Israele voleva continuare la guerra. Il re non era come il servo del Signore. Nel verso 21, quando vide, leggiamo, il re di Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo, padre mio, li devo colpire? Li devo colpire? Dio disse no. Per bocca dello stesso profeta, per bocca di Eliseo rispose nel verso 22, no, non li devi colpire. Che razza di protezione abbiamo noi credenti? Eliseo rispose, non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano e se ne tornino dal loro Signore. Alleluia. Quando preghiamo, il Signore ci dà le sue strategie. Guerra produce guerra. Adesso vedi che succede laggiù? Quelli sono stati sempre in guerra. Se ci fosse Eliseo, tutti i ministri dell'estero, degli esteri, si siedono insieme per trovare come conciliare le cose. Nessuno ci riesce. Nessuno di quelli però dice, Signore, aiutami. Tutti fanno loro. E che fanno loro? Basta guardare Gaza, che succede? Basta guardare Siria, che succede? Basta guardare Israele, che succede? Guerra promuove guerra. Quando preghiamo, noi dobbiamo seguire le direttive che vengono da Dio, poiché Dio è per noi. Facciamo come dice Lui. Cosa abbiamo letto in Romani 8:31? Non perdiamo il filo, perché questo è un tesoro. La parola di Dio è il tesoro che dobbiamo depositare nel nostro cuore. Che diremo dunque? Come faremo noi riguardo a tutte queste cose? Se siamo dalla parte di Dio, se Dio è per noi. Non possiamo chiamare Dio in causa e poi facciamo come vogliamo noi, che l'abbiamo chiamato a fare. Io sbaglio pure io tante volte, e però poi mi devo ricredere, e anzi mentre sto leggendo, mentre sto parlando con te, parla pure al mio cuore nel dire
quante volte hai fatto così. Hai pregato, però poi hai fatto come pensavi tu prima. E non ti lamentare se non è successo niente, perché tu mi hai pregato, ma poi non hai ascoltato la risposta. Non ci sei stato neppure, perché tante volte facciamo proprio così. Quando siamo presi, preghiamo, 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 poi quando il Signore ci deve dare la risposta, già noi non ci siamo più. Sai come si chiamano queste persone? Come li chiamerebbe un dottore? Ci chiamerebbe pazzi. Dice, fratello, ma io non sono pazzo. Ma ti posso fare un esempio? Fa conto che vai dal dottore, che c'hai un problema. Arrivi là col dolore che hai, con tutto quello, spari fuori tutto quello che... Il mi fa male il ginocchio, poi quando muovo la gamba mi sento così, poi che ti devo dire, c'ho pure la cervicale, quando mi muovo un poco così, tu, dopo che hai fatto una bella sfogata, ti alzi e te ne vai. Signore, il dottore ti vuole dare la ricetta, almeno qualche cosa la cominci a fare. Tu ti alzi e te ne vai. Ma sai che noi, il dottore ha questa categoria, gli dice, è venuto un cliente pazzo da me. Già ti classifica di quelli che non sei normale. È perché ti deve dare la ricetta. Ti vuole fare le analisi, ti vuole fare un elettrocardiogramma se hai il cuore, un encefalogramma se hai bisogno per la testa. Sai che certe volte facciamo così noi? Se fai così, non devi fare più così. Quando vai al Signore, togli l'orologio. Dice, adesso devo stare col Signore. Signore, io ho bisogno della risposta. Ieri sera ci siamo messi a pregare verso le 11:30. C'era un problemino. Ci siamo messi a parlare. Poi pian piano abbiamo guardato. Era 1:30. Oh, abbiamo detto, ci dobbiamo alzare domani mattina alle 5:30. Va bene, andiamo a riposare. Perché? Perché il Signore, man mano, ha delineato la risposta e il peso che era sul cuore è svanito. Perché piano piano, Signore, aiutaci. Noi facciamo, noi non possiamo chiamare Dio in causa e poi facciamo come vogliamo noi. Secondo Re 6, 21 e 22, leggiamo per cortesia, così non perdiamo il filo, noi non abbiamo fretta quando dobbiamo adorare il Signore. Il re di Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo, padre mio, li devo colpire, li devo colpire? E il verso 22 dice, Eliseo rispose, no, non li devi colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano e se ne tornino dal loro Signore. Questo dimostra al nemico che noi abbiamo fiducia nel Dio che noi crediamo, che serviamo, che onoriamo, e che risponde. Se no il nemico dice, questo è un pazzo, posso giocarlo come voglio io. Ci sono tanti esempi che ci aiutano. Daniele era in un grosso problema. Leggiamo nel capitolo 6 di Daniele, verso 10, perché questi esempi servono per noi. Questo era un deportato, era solo, non aveva la chiesa, non aveva niente. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e
tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Ma queste non sono favole. Questo è il sistema di Dio. Se non ti succede niente, vuol dire che tu puoi essere come Marta. Perché Dio risponde. Questo non andò a parlare col re, ma andò a parlare col re dei re. L'accusatore non si ferma. Leggiamo nel verso 13. Così è pure con te. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele, uno dei deportati dalla Giudea, non tiene in nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato, o re, ma prega il suo Dio tre volte al giorno, proprio come prima. Il re dei re toccò il re. Il re, allora si usava che i re erano come Dio, così si proclamavano loro. Loro si sentivano come Dio, ma il re dei re fece qualcosa, a quel re ci parlò. Leggiamo il verso 14. Udito questo, il re ne fu molto addolorato. Si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Leggiamo dal verso 18 al verso 22. Allora il re ritornò al suo palazzo e digiunò tutta la notte. Non fece venire nessuna delle concubine e non riuscì a dormire. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno si recò in fretta alla fossa dei leoni. Questo era il re preoccupato, non era Daniele. Leggiamo fino al verso 22, che bello. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Quando arrivò lì, leggiamo. Fino al verso 22, sorella. La mattina il re si alzò e bravo. Quando fu vicino alla fossa, era ancora chiusa. Chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza, ha potuto liberarti dai leoni? Daniele rispose al re: Vivi per sempre, o re. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni e così sono diventati i miei cuscini. Sono stato caldo sulla pelliccia del leone. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Era lui e Dio. Se Dio è per noi, se Dio è con noi e noi siamo con lui, allora cambiano le cose. Noi dobbiamo imparare questo. Signore, aiutaci. Secondo Re 6,22, leggiamo insieme. Eliseo usò il metodo di Dio. Si lasciava guidare dal Signore. Eliseo rispose: Non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua finché mangino e bevano e se ne tornino dal loro Signore. Eliseo usò il metodo di Dio, le alleanze in quelle zone
venivano fatte con abbondanza di cibi. Quando tu facevi qualcosa di questo genere, era un patto di alleanza che non riescono a fare i ministri degli esteri oggi, con la Siria, con Israele e con Gaza. Invece Dio sì. Leggiamo il verso 23. Signore, aiutaci. Il re di Israele preparò loro abbondanza di cibi e quando ebbero mangiato e bevuto li concedò e quelli tornarono dal loro signore e le bande di Siri non vennero più a fare incursioni nel territorio di Israele. Signore, aiutaci, aiutaci, aiutaci. Per quel tempo non vennero più, adesso ci sono un'altra volta, perché è sempre così. Ma allora non tornarono più. Pensa, ora sono in guerra. Si cannoneggiano da una parte all'altra. Così era allora. Ma Dio è grande. Leggiamo il verso 17, perché questa è una lezione per noi questa sera. Se no che leggiamo a fare la parola di Dio? Se non ne prendiamo la lezione per noi, che serve? Eliseo pregò e disse, Signore ti prego, aprigli gli occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Meraviglioso sei, Signore, alleluia. Lo Spirito Santo ha voluto, ha permesso questo per aiutare a capire che il cammino di fede non è basato su ciò che vediamo con la vista naturale. Questi versi hanno dato tanto coraggio a credenti di tutti i tempi e questi versi servono pure a me e a te, sorella. Non cercare altri metodi. Quelli di Dio funzionano. Quando noi interiorizziamo la parola del Signore, nel momento che ci troviamo nelle perplessità, nel momento che diciamo, ai, come devo fare? Non diciamo, ai, come devo fare? Diciamo, Signore, fammi comprendere come devo fare. Tu dici, questo è il Vecchio Testamento, l'Antico Testamento. Leggiamo per noi che ci serve. Efesini 6,18. Noi dobbiamo... E lo stesso Dio, non ti preoccupare, pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate anche a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i fratelli, per tutti i santi, quelli che hanno intrapreso la strada della santificazione. Ma tu preghi per i fratelli o preghi solo per te? Io non passo il giorno se non prego 3, 4, 5 volte al giorno per te che ascolti parole di vita, per te che hai dei bisogni, per te che fai delle richieste di preghiera, per te, perché noi dobbiamo avere un cuore secondo Dio. Adesso non è che ti sto esponendo qualcosa che mi devi essere riconoscente, a Dio sia la gloria, non ti sto dicendo che sono bravo, perché... Fare questo è il dovere di ogni credente, non è che cos'è. Gesù l'ha detto che lo dobbiamo fare, quando lo facciamo non è che possiamo dire io chissà chi sono, noi non siamo nessuno. Quando abbiamo fatto questo, abbiamo fatto il dovere di un credente. Anzi, e quando noi facciamo tutto ciò che il Signore ci dice, ancora dice il Signore, voi siete, fate conto che siete dei servi disutili, perché realmente chi compie le cose è il Signore. Il nostro combattimento è come quello di Eliseo.
Leggiamo il verso 12 del capitolo. Quello di Eliseo era un combattimento spirituale. Il re invece lo voleva fare carnale. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, contro esseri senza corpo nei luoghi celesti che sono lì e noi non li vediamo. In ultima analisi, lui non fece come voleva fare il re. Il re come voleva fare? Nel verso 21 lo troviamo che voleva fare. Secondo Re 6:21, la strategia del re era quella umana, la strategia di... Il re di Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo, padre mio, li devo colpire, aveva fretta perché li vedeva ciechi, poteva incastrarli dove voleva lui. Lui usava, invece, Eliseo usava la preghiera. E vedeva chiaro, abbiamo letto nel verso 12 dello stesso capitolo. La preghiera ci aiuta. Uno dei suoi servitori rispose, nessuno re è talpa in mezzo a noi, ma Eliseo, il profeta, che sta in Israele, fa sapere al re di Israele persino le parole, aveva il microfono, persino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Questa è la testimonianza di un siriano che dice questo, non è qualcheduno credente della zona che dice come l'ha esagerata. Eliseo si fortificava. Come si fortificava? Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate anche per noi, come noi preghiamo per voi, tutti i giorni. Tutti i giorni, se il Signore dice che questo è il metodo, noi come credenti, Daniele che faceva? I suoi amici, nel capitolo 3 di Daniele, verso 25, che facevano? Aiutaci, Signore. Ora, o noi o siamo credenti, o non siamo credenti. Eppure disse ancora il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ma loro erano stati con lui nella testimonianza che avevano fatto. O re, noi non dobbiamo darti risposta. Se Dio ci salva o non ci salva, noi sappiamo, anche se non ci salva, noi non facciamo quello che dici tu. Cioè noi dobbiamo avere la stabilità di credenti, fratello, sorella mia, ma noi in questi ultimi tempi vediamo di tutto e di più, Signore aiutaci veramente, non dobbiamo essere wafer, roba che non allinea, non schiacciabili. Così come viene detto a noi, appena ci svegliamo, cominciamo le nostre battaglie. Secondo Re 6:15, si era appena sbagliato. Leggiamolo che così ci ricordiamo. Servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio, ah, mio Signore, come faremo? Eliseo pregò, nel verso 16, leggiamo, subito, noi questo dobbiamo imparare a fare.
Quelli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Nel verso 17, Signore, per amore del tuo nome, apri gli occhi al servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Ci sono ogni giorno. Leggiamo in Efesini capitolo 6, verso 10. Signore, aiutaci. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E come lo potremmo fare? Chiacchierando, guardando programmi su YouTube, internet, giriamo, voltiamo, guardare tutte le notizie durante la giornata sui canali televisivi, che succede a Gaza, che succede a Israele, Hezbollah che cosa fa, i siri che cosa pensano, che cosa pensa l'America, che cosa pensa l'Iran. Vuoi vedere che adesso... Non c'è niente da ripetere. Pure il telefono parla solo. Sarà l'America che manderà le navi, sarà l'Iran che fa partire la bomba atomica, oppure facile che arriva dall'altra parte, dalla Russia. Se noi ci imballiamo in queste cose, la nostra consacrazione se ne va in fumo. Leggiamo il verso 10. Signore, aiutaci veramente. Invochiamo il Signore. Del resto, sorella, fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. La potenza del Signore, la forza del suo spirito ci rende forti. Facciamo come dice anche di Davide. Davide stava attraversando un momento particolare che vedeva svanire tutta la sua famiglia e così via. Leggiamolo insieme in 1 Samuele, capitolo 30, verso 6. Sono coincidenze che succedono a tutti nella vita. Non è che Davide aveva un cuore secondo il cuore di Dio e non gli succedeva niente. Davide fu grandemente angosciato, come il servo di Eliseo. La gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie, ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Dobbiamo avere il cuore secondo il cuore di Dio. Ascolta bene. Davide aveva un cuore secondo il cuore di Dio, cioè erano due cuori che si conoscevano. Per fortificarsi nel Signore, Dio era l'amico del cuore. Si parla tanto di amici del cuore. Hai fatto diventare il Signore Gesù Cristo l'amico del cuore? Che gli dici tutto, parli con Lui, ti aspetti le risposte? Se non l'hai fatto, lo devi fare subito. Che diremo dunque a riguardo di queste cose? Se Dio è per noi, cioè, Signore, aiutaci, questa sera ci devi aiutare per amore del tuo nome, aiutaci, Signore. Poiché Dio è per noi, Dio non ci lascia, ma noi ci siamo. Siamo come Davide, l'amico del cuore. Aveva pure Jonathan che era amico del cuore, amico suo. Aveva sicuramente dei soldati che erano amici suoi, dei generali. Ma lui no. Andò a colui che era l'amico del cuore, perché lui aveva un cuore che piaceva a Dio. E Dio aveva un cuore che piaceva a lui e fu tirato fuori. Noi dobbiamo cominciare ad essere cristiani seri quando cominciamo a camminare con il Signore. La sua parola è la nostra guida. Signore, aiutaci.
quando noi facciamo a zig zag che non si capisce dove andiamo e non si vede se andiamo di là o andiamo di qua, non lo sappiamo noi, non lo sanno neppure quelli che sono insieme con noi. Il re Nabucodonosor sapeva le decisioni di Daniele. Era lui che non dormiva la notte, perché si sentiva lui che si sentiva Dio, era un Dio impotente, non poteva fare, ma il Dio onnipotente di Daniele lo fece riposare. Daniele riposò, il re no. Però aveva acquisito la fiducia che Dio di Israele, il Dio di Daniele, aveva la possibilità. Quando è andato, lo ha chiamato da sopra, sentiva nel cuore che il Dio onnipotente lo avrebbe aiutato. Sai che ti può aiutare pure a te? Hai presentato al Signore? Gli ti vuole dare una nuova vittoria. Infatti, dopo che si fortificò nel Signore, egli ricevette una grande vittoria. Tutto gli fu restituito e continuò ad essere il re di Israele. C'è il canto numero 810 che dice che possiamo camminare di vittoria in vittoria insieme al nostro grande capitano. Cantiamolo insieme. Questa è la strada per camminare con il Signore, non senza difficoltà, ma proprio nelle difficoltà il Signore ci viene in aiuto. Se non ci sono difficoltà non preghiamo neppure. Noi più difficoltà ci sono e più preghiamo. Le difficoltà ti aiutano a pregare di più. Se stai attraversando un momento di difficoltà, impara a pregare di più, perché è l'unica via che ti porta fuori, ti tira fuori. Se no ti disperdi, vai in disperazione, vai in depressione e poi alla fine, per tirarti fuori, ti cominciano a imballare di ansiolitici che non si capisce più niente, non distingui più la notte dal giorno, perdi la testa. Mettiti in ginocchio, cerca il Signore. Dici, Signore, io non vado da nessuna parte. Voglio la risposta Tua. Cantiamo questo bel canto. Chiama sempre il Signore che ti può aiutare e nell'ora
sempre il Signore, perché Lui ha il potere. Se tu passi per il fuoco no, non ti brucerai, e se passi per le acque non annegherai. Passa come Israele che il mare attraversò, e nel nome del Signore l'inno di vittoria. Sull'altra riva canto, quando sei davanti al mar e lo devi attraversare, chiama il Signore con te, solo Lui ti apre il mar. Fratello mio, tu non devi temere, se ti insegue il faraò, all'altra riva tu passerai, anche tu così canterai. L'inno di vittoria, ogni volta che il mare tu dovrai attraversare, chiama sempre il Signore che ti può aiutare, e nell'ora più difficile ti può vedere. Chiama sempre il Signore perché Lui è il potere. Se tu passi per il fuoco no, non ti brucerai, e se passi per le acque non annegherai. Passa come Israele che il mare attraversò, e nel nome del Signore l'inno di vittoria sull'altra riva cantò. Sull'altra riva cantò. Sull'altra riva cantò. Per il popolo di Israele era il mare, mare davanti e l'esercito dietro. Per il servo del profeta era l'esercito. Per i tre amici di Daniele era la fornace ardente. Per Daniele era la fossa dei leoni. Per te qual è? Il metodo funziona, è lo stesso. Chiama sempre il Signore, Gesù Cristo. Davide, l'abbiamo letto, tremendo. La gente parlava di lapidarlo perché tutti erano amareggiati. Ma il suo cuore andò all'amico del cuore. Aveva avuto un incontro con Dio. Il cuore era stato toccato da Dio. E il nostro cuore, attenzione, non dobbiamo essere superficiali con il Signore. Dobbiamo dargli il cuore, dobbiamo dire, vieni nella mia vita. Io voglio che tu cammini insieme con me fino all'ultimo respiro della mia vita. Quando noi riceviamo Cristo nella nostra vita, invochiamo la sua divina presenza, dobbiamo coordinare la nostra vita secondo i suoi insegnamenti e avere un rapporto continuo con Lui fino all'altra sponda. E quelle 300 volte che c'è scritto nella parola del Signore, non temere, ogni volta che ti trovi in una difficoltà, si ergono dentro di te, non temere perché io sono con te, non temere che io sono, e mentre noi siamo, Lui è, siamo insieme. Alleluia, gloria al Signore. Io credo che il Signore ti ha dato le direttive che avevi bisogno stasera. Tu li devi cominciare a mettere in pratica, non ti disperdere. Non andare a destra e a sinistra. Impegnati, il tempo ce l'hai, specialmente tu che sei solo a casa. Tu che sei solo, è un'occasione. Hai l'alimentazione da parole di vita perché ascolti e ti nutri della parola. Forse non puoi manco leggere, ma Dio ti ha dato un'occasione di poter ascoltare. Beato chi legge, beato chi ascolta, tesoreggia con la parola del Signore e con la preghiera che mantiene comunione con Lui. Dagli il primo posto della tua vita. Non è che non avrai più difficoltà, perché abbiamo visto che questi avevano difficoltà, ma avevano la risposta di Dio. Erano vincitori. A Dio sia la gloria. Ringraziamo il Signore. Ma prima che preghiamo, ti voglio chiedere, vuoi far diventare stasera
il Signore Gesù, il Re della tua vita, il tuo Salvatore, il tuo Redentore, colui che ti salva in questo momento e ti accompagna, fai questo passo di fede, prega insieme con me. Signore, ti ringrazio che la tua parola stasera mi ha fatto comprendere che tu sei la risposta. Ti voglio nel mio cuore. Perdonami che ho girato a destra e a sinistra, ho pensato qua e là e mi sono sprecato la vita. Ma stasera, Signore, ti invoco, perdonami, lavami col tuo sangue, purificami, vieni nella mia vita, riempimi di Spirito Santo, sì, che mi dà forza, mi dà luce, mi guida, mi consola, fa ergere la tua parola nel mio cuore al momento opportuno, mi ispira. Da questa sera ti voglio dare il mio cuore. Vieni, Signore, voglio che resti con me fino all'ultimo respiro, quando passo dalla tua parte e vengo da te. Signore, grazie che questa sera ancora hai risposto alla mia preghiera. Grazie, Signore. Prendi nota dove abbiamo letto. Se ci sono dei versi che ti hanno parlato, fai la foto sulla televisione. Alzato si disse, ah, mio Signore, come faremo? Hai visto come si fa? Secondo Re 6, 15 a 17, Romani 8, 31, Secondo Re 6, 12, Secondo Re 6, 8 a 17, 6, 21 e 22, Daniele 6, 10, 6, 13 e 14, 6, 18 a 22, Secondo Re 6, 23, Efesini 6, 18, 6, 12, Secondo Re 6, 21, 6, 15, Efesini 6, 10, Primo Samuele 36. Queste sono le risposte di Dio, queste sono le indicazioni di Dio, questo noi dobbiamo seguire e la vittoria è assicurata. Le battaglie possono arrivare ogni giorno, ma con Cristo siamo più che vincitori. Ci vediamo domattina, Dio piacendo, alle 10:30. Per la solita visita pastorale. Ti voglio sempre ricordare che alle 7 la mattina c'è il fratello Roberto che inizia con Gesù. Inizia con Gesù, svegliati la mattina alle 7, sii insieme col fratello, che cominci la buona giornata cercando il Signore. Parti con Gesù tutte le mattine alle 7, segui, inizia con Gesù. E continua con Gesù, finisci con Gesù e continui fino alla mattina dopo sempre con Gesù e vedrai come tutto cambia nella tua vita. Ci vediamo domattina, pace e buonanotte.